iCode permette di vivere esperienze digitali che sostengono diversi campi di esperienza. Con un gruppo di bambini di 5 anni abbiamo approfondito la programmazione di percorsi utilizzando in particolare le tessere di movimento e spostamento. Osservando gli sfondi già presenti nell'app, i bambini hanno notato quello della foresta illustrata. È nata così l'idea di fotografare gli alberi del boschetto della scuola e ambientare in questo contesto il percorso da programmare. I bambini hanno scelto di fotografare se stessi e gli amici per diventare i personaggi da muovere nella scena. Mentre si scattano le foto, scelgono le pose dei movimenti che vogliono registrare, per esempio correre o camminare. Una volta inserita, l'immagine può essere ritagliata, ingrandita o rimpicciolita, prima di essere inserita sullo sfondo. La storia si arricchisce di altri particolari, infatti i bambini selezionano con chi gli insetti da inserire nella scenografia del boschetto. Nasce una breve narrazione. Daniel, spaventato, scappa dagli insetti, mentre Rocco e Giovanni, che non hanno paura, si dirigono verso di loro. Inizia la fase di programmazione del percorso. Qual è il punto di partenza? Qual è quello di arrivo? In questa esperienza diventa molto importante l'utilizzo della griglia. Contando i quadratini e muovendo il personaggio con il dito sullo schermo, i bambini iniziano a programmare e a creare la sequenza con le tessere. Una volta terminata, la sequenza viene fotografata e acquisita dall'app. Mettendo l'immagine del progetto a schermo intero e schiacciando play, verifichiamo insieme il percorso programmato. Queste esperienze permettono, attraverso il coding, di sviluppare il pensiero logico-matematico, la numerazione e l'orientamento spaziale.